partenopea di nascita e internazionale per vocazione. Oggi alla radio, fuori dalla radio, qui su Radio San Marino, appunto, c'è Una De Rosa, questa artista poliedrica che conosciamo subito. Ciao. Ciao a tutti, ciao Amy. Innanzitutto un nome molto particolare, Una De Rosa, spiegaci subito il motivo. Una De Rosa nasce ovviamente dal cognome della mia famiglia paterna, quindi siccome sono una De Rosa, una della famiglia De De Rosa, ho Rosa. preferito questo nome che comunque non mi spersonalizza, insomma. Diciamo subito che genere di musica fai. Ma il genere è definito, diciamo, da un sound che si avvicina a quello un po' internazionale di Madonna o Kylie Minogue, però nei testi, nelle melodie cerco di avvicinarmi alla semplicità italiana, comunque per essere più fruibile. Assolutamente sì, infatti canti in italiano, ma le tue canzoni sono veramente molto orecchiabili, molto radiofoniche e poi hanno una ritmica, appunto, che tu dicevi, no? Ti avvicini un po' a queste star internazionali, molto coinvolgente. Abbastanza coinvolgente, questo devo dire grazie al mio produttore che è Antonio Deodati, che comunque ha esperienze anche con artisti internazionali come Corona la brasiliana o Marie-Claire Dubaldo, e così come ha avuto anche esperienze con Mango e sua moglie Laura Valente, che Sì. addirittura mi ha composto un brano di cui io poi ho scritto il testo e che è all'interno dell'album. Ecco perché Una De Rosa è anche autrice delle Sì, canzoni. sono autrice e compositrice. In questo caso del brano Ora lo sai, che appunto ha composto Laura Valente con Antonio, io ho scritto soltanto il testo. Il tuo nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi insomma a A breve breve. lo potremo acquistare, si chiama Eclettica. Eclettica, un aggettivo che definisce un po' il mio carattere, la mia personalità. E le canzoni appunto sono scritte da te, sei cantautrice, e arrangiate da? Antonio Deodati, che è il produttore, sì. Quindi insomma un bel lavoro per questo album. Il singolo che stai lanciando un po' in tutte le radio italiane si chiama Diva. Parlaci un po' di questa Diva, canzone. ecco, Diva è nata per gioco, per scherzo, perché ha un contenuto piuttosto ironico che, diciamo, riflette quella che è la mia parte burlona, no? Il mio carattere così. Mi prendo in giro in questa canzone. E quindi sta andando alla grande perché probabilmente fa sorridere, anche perché è abbinata ad un videoclip che abbiamo Molto girato. molto carino, andatelo a Sì, vedere perché grazie. veramente merita, girato molto bene. Grazie. Allora io do i tuoi contatti che sono www.unaderosa.it Punto it. e do un consiglio a tutti i nostri ascoltatori di Radio San Marino, tenetela d'occhio perché questa ci può giocare degli scherzi, cioè nel senso che la vedremo molto presto, in realtà anche molto molto grandi, e soprattutto sentiremo molto presto le canzoni del suo nuovo album che vi ricordo si chiama Eclettica. Grazie mille a Una De Grazie a Rosa. te, Amy, ciao.